Giovedì 30 aprile 2020, 52esimo giorno di Io Resto a Casa, questo è Good Morning Volleyball e oggi insieme con Gianluca Pasini che è subito per primo abbiamo Ciao. Rossano Armellini, socio Buongiorno a fondatore di tutti. Kiklos. Benvenuto Rossano. Grazie, grazie dell'invito. E invece Ciao a tutti. collegato solo in audio Rodolfo Giovenzana che è il presidente della scuola pallavolo Anderlini. Buongiorno Rodolfo. Ciao Andrea, ciao a tutti. Non sono più presidente della scuola di pallavolo Anderlini, sono presidente onorario. Bene, per il presidente onorario, non è in video perché siccome lui ha una bellissima casa in campagna, ma la connessione non è ad altissima qualità, abbiamo preferito avere l'audio abbastanza di buona qualità e quindi rinunciamo alla bella barba e bei capelli fluenti di Rodolfo, che però nessuno chiama Rodolfo, solo Giobbe. Quindi benvenuto. Partiamo con Grazie. Rossano. Qualche informazione veloce su Kiklos, che cos'è e di cosa si occupa? È una società sportiva che si occupa di organizzare eventi a una scuola beach e fa anche attività multisportiva per i più piccoli. Bene, Giobbe, un po' più nota la scuola del pallavolo, voi di cosa vi occupate? Qual è la vostra missione principale? Allora, la nostra missione principale è quella di fare pallavolo giovanile e quindi partiamo dall'età di 3 anni sino ai 19 anni. Chiaramente dai 3-6 anni non è possibile pensare di fare pallavolo, è un progetto che si chiama Pallandia ed è fare attività motoria nell'ambientazione fantastica, cioè far giocare i bimbi. Attraverso la fiaba, i bimbi diventano personaggi delle fiabe. Attraverso questo modello, i ragazzi, i bambini percorrono, fanno dei percorsi e fanno attività motoria. Poi, dai Avete 6 quindi anni, 7 anni, inizia la pallavolo col mini volley sino alla pallavolo agonistica. già capito che il motivo per cui io e Gianluca abbiamo invitato Rossano e Giobbe è legato al fatto che si è parlato finora molto di pallavolo presente, pallavolo futuro, ma di pallavolo di alto livello, quella quasi professionistica. Oggi è l'occasione per capire invece cosa potrebbe accadere quando si parla di pallavolo per divertimento amatoriale, ma anche di quello sport e turismo che sia Rossano che Rodolfo stanno interpretando. Quindi la prima domanda è per Rossano. Quali sono gli scenari che si stanno presentando per chi come voi faceva del lavoro fisico con i ragazzi in spiaggia l'attività principale? Allora, tanto per cominciare, i nostri eventi sono prevalentemente di beach volley e di pallavolo. Abbiamo un evento di pallavolo che si chiama Epifania, che facciamo nelle vacanze di Natale, e poi tanti eventi di beach volley, sia junior che senior. Saremo in procinto di organizzare il nostro evento principale, che è quello che si chiama Young Volley, che si svolgerebbe quest'anno, si sarebbe dovuto svolgere dall'1 al 3 maggio, e che negli ultimi anni portava della Regia Marina a 10.000 persone. Tra queste anche una nutrita rappresentanza della scuola di pallavolo Anderlini che partecipa proprio dal primissimo anno che lo organizziamo, cioè dal 2000. E quello che si presenta in questo momento è il fatto che queste manifestazioni non si possono fare e di conseguenza una società sportiva come la nostra è completamente ferma. Poi, vabbè, io posso anche dire che la pallavolo la vivo in questo momento attraverso i figli, perché entrambi giocano a pallavolo, loro si allenano online. Andrea, che è il più piccolo, si allena con il gruppo della nazionale giovanile che sta portando avanti Velasco, under 16, e Erika si allena con la sua squadra. Tutti i giorni fanno gli allenamenti online, quindi credo che da questo punto di vista l'aspetto fisico sia curato. Chiaro. Certo, manca il contatto con la palla, i miei giocano ogni tanto, fanno attacco e difesa in giardino, però credo che sia un po' il problema di tutti i ragazzi che perderanno dei mesi anche dal punto di vista proprio motorio. Gianluca, ti coinvolgo subito, così chiediamo, visto che abbiamo a che fare con chi si occupa di pallavolo a tutti i livelli, quali sono le perplessità o le domande che vuoi rivolgere a loro? È uscito in questi giorni, si parla molto di possibili riaperture e ci sono vari tipi di riaperture, dai camp estivi che sono la prima, tra virgolette, necessità anche per le famiglie,
a un invece qualcosa di più strutturato e continuativo per i mesi invernali. Volevo capire tutte e due come stavate prefigurando questa fase 2/3 per società che sicuramente non hanno alle spalle un'organizzazione tipo quella di una grande di un grande club o che deve fare attività di vertice. Cominciamo con Jobbe. Dal punto di vista proprio logistico, mi interessava capire come vi state muovendo, se aspettate indicazioni maggiori, eccetera, eccetera. Allora, parto io. Sì. Jobbe, scuola di pallavolo Anderlini. La scuola di pallavolo Anderlini sono ormai 25 anni che organizza camp estivi, con una filosofia che è dettata dal fatto di sganciarsi come società sportiva da quello che è la dipendenza dalle sponsorizzazioni e quindi diventare un po' una società di servizi attraverso i servizi offerti ai ragazzi e alle famiglie, riuscire a recuperare risorse economiche per finanziare l'attività istituzionale. E questo è un progetto che nasce nel 97 in modo ben determinato, ben definito e sta crescendo anno dopo anno. Quest'anno con il Covid-19 il problema è veramente, posso usare la parola tragico, nel senso che non sarà possibile, ma al 99%, realizzare i camp estivi, perché tutte le indicazioni da un punto di vista sanitario e di contenimento di quello che può essere il divulgarsi del coronavirus indicano lo sport come una delle cose che sarà ultimo a partire. Chiaro che come società noi abbiamo mantenuto il motore acceso. E cosa vuol dire mantenere il motore acceso? Vuol dire che tutte le iniziative sono in cantiere, rimangono aperte, ma nella consapevolezza che difficilmente riusciremo quest'anno a realizzare i vari camp estivi. Chiaro. Assieme ai camp estivi, che sono vacanze, settimane di vacanze sportive, anche i centri estivi, che normalmente sono residenziali. E proprio perché il problema della sicurezza da un punto di vista sanitario è preponderante. Certo. E sino ad ora non c'è stato dato a sapere se sarà possibile fare. Chiaro. È uscito da parte del CONI un vademecum su quello che potrà essere il sistema, ma leggendolo sono 404 pagine che devo ancora finire di leggere, ma leggendo anche solo tutti quelli che sono gli accorgimenti che bisogna portare per poter eventualmente iniziare l'attività sportiva, sia che sia di campo o agonistica, è quasi impensabile pensare che si possa ripartire adesso. Allora, grazie Jobbe, passo subito a Rossano. Anche tu condividi il fatto che la prossima stagione sarà quella del prossimo anno e quest'anno salta praticamente tutto? Siamo nella situazione in cui navighiamo tutti a vista e in base a quello che sarà, a quelli che saranno le decisioni a livello ministeriale, sicuramente potremo partire con qualcosa. Anche noi stiamo cercando di essere pronti per qualsiasi tipo di situazione. Ci sono i vari settori. Allora, gli eventi a grande partecipazione pensiamo proprio che sia molto difficile che riusciranno a partire. Teniamo aperte delle porte per i mesi di settembre-ottobre, ma con la consapevolezza che sarà comunque molto difficile. E per quanto riguarda invece il settore, diciamo così, agonistico, scuola di beach volley, corsi, vale lo stesso discorso che diceva Jobbe. È molto difficile in questo momento, finché non ci saranno delle disposizioni che daranno adito alla possibilità di prendere in considerazione una ripartenza, sarà molto difficile riuscire a farlo. In questo momento il messaggio nei confronti di tutti i nostri
La nostra community è quello che noi ci siamo pronti e ci saremo nel caso in cui si possa ripartire. Domanda secca per entrambi, scusa, prima Rossano e poi Giobbe. Se non si può fare nulla fino a settembre almeno, le vostre strutture sono in grado di sopravvivere? Chi comincia? Rossano, a te la patata bollente. Beh, allora, non posso dire, non lo so, stiamo facendo di tutto per riuscire a fare un piano di salvataggio. È chiaro che per riuscire a creare questo piano c'è bisogno di capire, uno, quali saranno gli aiuti dal punto di vista dei finanziamenti che si potranno avere realmente da parte statale o regionale o comunque dalle istituzioni. E siamo consapevoli che questo sia una nota molto dolente, perché tanto tutte le aziende che in questo momento hanno avuto dei deficit saranno a richiedere aiuti da questo punto di vista, e lo Stato non può sostenere, l'Europa non può sostenere una situazione così generalizzata. Noi in questo momento siccome noi abbiamo dei dipendenti, noi abbiamo messo tutti in cassa integrazione e con lo scopo di cercare di bloccare un momento in cui il lavoro non c'è. E nello stesso tempo abbiamo il grosso problema di recuperare quello che è stato il lavoro svolto dall'inizio della stagione, cioè da settembre dello scorso anno, quando noi cominciamo a riprogettare per l'anno successivo, dove sostieni delle spese, in particolare le spese per i dipendenti, e senza avere nessun tipo di entrata nella stagione entrante, quindi okay. Questo è il problema più grosso. Dovremmo capire se fare un piano di recupero che si spalmerà sugli anni a venire, partendo dal presupposto che speriamo che tutto riparta almeno l'anno prossimo in maniera capillare. Anche per te, Giobbe, questa domanda, scuola di pallavolo Ondellini ce la fa a reggere questo colpo? Ma io spero proprio che la scuola di pallavolo ce la faccia, ma sicuramente ci mette in ginocchio. Come mette in ginocchio la nostra scuola, mette in ginocchio molte, molte società. Proprio per quello che ti dicevo prima, la strada che noi abbiamo intrapreso per una gestione economica più tranquilla e più serena della scuola di pallavolo viene messa in ginocchio proprio dalla scelta che abbiamo fatto, nel senso che un 30%, anzi un 35% delle risorse economiche per diciamo, chiamiamola a questo punto, della sopravvivenza dell'economica della scuola di pallavolo viene data dai servizi, e quindi come servizi sono le attività di organizzazione di eventi, dei camp estivi, dei centri estivi. Nel momento in cui vengono a mancare queste cose, viene a mancare il 30%, 35%. Ma da prendere in considerazione il fatto che la crisi economica non investe solo lo sport, ma di rimbalzo lo sport viene investito, perché è una crisi economica delle aziende, e quindi anche la percentuale di un 30% sempre che viene dalle sponsorizzazioni difficilmente manterrà questo 30%, e difficilmente anche le quote, quindi quell'altro 30-35%, saranno identiche. Quindi da un punto di vista previsionale di quello che può essere il rientro economico non è sicuramente roseo. Certo. Bisogna studiare delle strategie per arrivare alla sopravvivenza, e in queste strategie deve partecipare sicuramente il mondo dello sport, intendo CONI, federazione, ma lo stesso anche il governo, con finanziamenti e aiuti, finanziamenti anche a fondo perduto, perché altrimenti lo sport, molte società sportive non ce la fanno, non ce la faranno. Gianluca, a te la parola. Immagino voi avete sponsor, credo da lunga data, quindi qualcosa avrete già sentiti. Come si sono mostrati nei vostri confronti? Cioè, quando, che sostegno vi hanno detto che avranno per in questo momento di difficoltà? Allora, abbiamo sponsor che sono veramente sono al nostro fianco da tanto, e quindi c'è un rapporto e una fidelizzazione che è molto ampia. Ma e proprio per questo nessuno ci ha detto di no, ma la maggior parte di loro è in stand-by.
perché molti di loro hanno abbattuto quelli che sono le loro entrate, qualcheduno anche di oltre del 50%. E quindi è chiaro che primo obiettivo per un'azienda è quello di salvaguardare il lavoro dei propri dipendenti, poi se ne avranno la possibilità eventualmente di continuare, e quasi tutte le aziende hanno espresso questa volontà. Chiaro. Proprio per questo credo che da parte del governo, se uscissero delle agevolazioni fiscali per le aziende che investono nello sport, sarebbe veramente un grande aiuto. E tipo, posso anche fare un esempio. Attualmente, adesso, per tutte le società che sono in regime 398, l'IVA è un costo, l'IVA degli acquisti è un costo. Togliere il costo dell'IVA sarebbe già un 22% che verrebbe risparmiato. E allo stesso tempo la defiscalizzazione delle sponsorizzazioni, con la possibilità di avere adesso io non sono un fiscalista, ma un rientro maggiore di quello che è il beneficio. Chiaro. Questo potrebbe aiutare. Rossano, qualcosa da aggiungere a quanto accennato con molti dettagli da parte di Rodolfo, Giobbe e Giovenzana? Direi che Giobbe ha fotografato la situazione. Allora, non abbiamo molte aziende che ci seguono, abbiamo soprattutto aziende che fanno cambi merce con noi, e in questo momento il cambio merce, diciamo che non è stato necessario. Faccio l'esempio di una delle aziende che ci segue, che è Cisalfa Sport, che ci fornisce tutte le t-shirt e felpe nelle manifestazioni. Non ne abbiamo avuto bisogno e di conseguenza si sono comunque dimostrati sempre pronti, e anche loro nel continuare a seguirci. Però è chiaro che poi alla fine di tutto si tireranno le somme, perché certo, bisognerà vedere le singole aziende che problemi avranno alla fine, anche dal punto di vista proprio. E quello che ha detto Giobbe, credo che fotografi la situazione. Sicuramente se da parte del governo ci fossero degli interventi che andassero incontro alle aziende che vivono il mondo dello sport come un modo per aiutare questo movimento attraverso defiscalizzazioni o altre iniziative, sicuramente questo aiuterà il mondo dello sport in generale. Una mia ultima curiosità rispetto al mondo della federazione e anche delle leghe: il vostro è un compito, diciamo così, collaterale. Come vi sentite? Inseriti, ospiti graditi, semplicemente appartenenti al mondo della pallavolo? Qual è il vostro rapporto con queste istituzioni che hanno in qualche modo il compito di far girare la pallavolo? Prima Rossano. Allora, noi siamo una situazione un po' anomala, perché non organizzando pallavolo, parlo proprio di pallavolo, ma beach volley e basta, in questi anni diciamo che ci sono stati qualche problema nella gestione di questi grandi eventi in concertazione con la federazione. E abbiamo avviato un tavolo che poi non è andato avanti per motivi contingenti, però che speriamo venga ripreso subito dopo l'estate per arrivare a una concertazione maggiore. Il mondo del beach volley è un mondo molto sfaccettato, cioè non è solo quello del giocatore che fa attività agonistica, ma è anche dell'amatore, del giocatore di pallavolo che d'estate la pratica in maniera per divertimento, a quello che non gioca a pallavolo, che però magari fa i tornei solo perché sono tornei, nel nostro caso, per divertimento. Quindi è un mondo molto molto sfaccettato, e quello dei tesseramenti, del far convivere questi mondi insieme in certe situazioni non è stato facile e non è facile. Giobbe, per voi è un po' più facile forse, perché avete attività un po' più regolare rispetto alla federazione. È così o è una mia impressione? No, è così. Noi abbiamo un rapporto continuo con la federazione, anche ultimamente quando per l'emergenza appunto coronavirus si è parlato degli anni dispari per l'attività per fare i campionati giovanili. Abbiamo stilato un documento che è stato condiviso da quasi 200 società,
che fanno parte del network della scuola di pallavolo Anderlini e del network del Velo Volley. L'abbiamo presentato in federazione, il tutto è andato verso quello che erano i nostri indirizzi, ma devo dire anche che i nostri indirizzi erano già preventivamente condivisi dalla federazione, quindi diciamo che è stato semplice. Ci sono ancora dei piccoli dettagli che potrebbero essere discussi, però diciamo che il dialogo con la federazione esiste. È chiaro che in questo momento di difficoltà, ma di difficoltà terribile, perché usiamo dei termini che possono veramente identificare il momento, ci aspettiamo dalla federazione un intervento importante a sostegno di quello che è la pallavolo di base, che è poi quella che sostiene anche la federazione. Certo. Quando si parla di noi pallavolisti, si parla di noi federazione, noi società sportive come unica famiglia. In questo momento credo che debba uscire il senso della famiglia, e quando c'è uno dei figli o i figli che sono in difficoltà, credo che i genitori, e questa è la federazione, debbano intervenire con particolare celerità e incisività. Quindi è questo che in questo momento tutte le società chiedono e si aspettano dalla federazione. Metafora. Un intervento che non risolva il problema, ma che ti aiuti a risolverlo. Metafora. È ben diverso. Molto efficace quella di Giobbe. Gianluca, siamo quasi arrivati in fondo. Mentre Giobbe parlava, è uscito il documento di sostegno alla federazione. Saranno sgravi importanti dalle spese per chi si vorrà iscrivere al prossimo anno, riducendo tutte le spese base per le società appunto più piccole. Questo è il senso del documento, un primo aiuto, cioè un primo risparmio costi di circa 5 milioni, questo a completare il discorso di Giobbe, anche se credo che questo sarà solo un primo passo e poi saranno necessari interventi magari anche proprio di sostegno. A tutti e due avevo una domanda proprio rapida che mi frullava nella mente. Siccome sono entrambi abbastanza fantasiosi, se si dovesse andare a una riapertura molto difficile per le società di base, è immaginabile fare una pallavolo alternativa che non potrà essere quella classica dei campionati, degli eventi che loro hanno organizzato, così inventare qualcosa di diverso ma che possa risultare come una resistenza in un periodo in cui non sarebbe possibile fare un'attività tra virgolette regolare, diciamo usuale. Però chi prova a rispondere a questa domanda che sfida la creatività? Allora posso rispondere io, anche andando fuori tema, nel senso che non ho idea di come si possa fare una pallavolo alternativa, però ho un'idea di come si possa fare società sportiva alternativa. Le cose non saranno più come prima, questo lo dicono tutti, lo dico anch'io e ci credo, ma per dire questo bisogna poi agire per far sì che le cose non siano più come prima, e questo momento di difficoltà ci deve permettere di prendere in considerazione altri modelli di società sportiva, e vi dico quello che ho in mente. Le società sportive devono diventare patrimonio comune del territorio, devono essere progetti di responsabilità sociale, debbono essere l'orgoglio e un patrimonio di tutti. Quindi vedere in questo momento che il poco di tanti possa diventare il motivo di sopravvivenza delle società, e parlo di crowdfunding, parlo di azionariato popolare, cioè che le società sportive diventino patrimonio comune e che tutti contribuiscano a far sì che questo patrimonio comune, che a volte è anche l'orgoglio del paese, l'orgoglio della cittadina o del quartiere, possa avere vita futura. Quindi il concetto è poco da tutti e non tanto da uno, in modo tale che tutti condividano i valori e il perché si fa sport, e tutti riescono con poco far continuare a vivere
questo che è un patrimonio non solo degli sportivi ma del territorio stesso. Grazie Giobbe. Rossano, qualcosa da aggiungere su questa visione? E noi da questo punto di vista condivido intanto le idee rivoluzionarie di Giobbe, che io considero sempre un vero rivoluzionario, è quello che cambia spesso le prospettive di azione ed è sempre un punto di riferimento. Io, per quanto riguarda noi, l'unica cosa su cui stiamo lavorando è un progetto per quanto riguarda i centri estivi comunali, che generalmente venivano organizzati da tante realtà, e stiamo cercando di unire in un progetto unico tutte le realtà del nostro territorio per creare una situazione che venga gestita in maniera comune. Certo. Allora, nel salutarvi chiedo anche a Giobbe Giovenzana se riesce a accendere un attimo la videocamera, così perdiamo un po' di qualità, ma magari lo facciamo vedere, ne vale la pena vedere, per chi non lo conosce, Giobbe Giovenzana. Intanto saluto Rossano, ciao Rossano. Ciao Andrea. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Eccolo qui, ciao. È comparso Giobbe Giovenzana. Non sono bellissimo, non sono bellissimo, non so quanto ne valga la pena. Comunque vi saluto tutti, vi ringrazio, è stato veramente un piacere stare con voi. Sì, grazie per l'opportunità. E adesso ti si sentiva anche bene, Giobbe. Guarda, beh, meglio che sia stato nascosto. Una piccola cosa delle attività di Giobbe legate alla solidarietà, perché anche in un momento di difficoltà un'altra dei suoi cavalli di battaglia è quello poco da tutti, eccetera, eccetera, che ci ha raccontato prima, ma anche di non dimenticare chi ha meno di noi. E lo ringrazio per questo. Grazie. Grazie, sì. Grazie Gianluca, grazie per averlo ricordato, veramente. Ciao, ti ringrazio. Tutti. Ciao a tutti, grazie, buona giornata. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima, good morning. Ciao, buona giornata, ciao. Ciao, ciao. Ciao.